Amica Daniela Eroldi con letture e canzoni intitolate Voci variegate dal pianeta Donne. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il est bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs, non, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer mes amours, avec l'air très mollo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Il est bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Madri, mi domando, che madri avete avuto? Se ora vi vedessero al lavoro in un mondo a loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto di esperienze così diverse dalle loro, che sguardo avrebbero negli occhi? Se fossero lì, mentre voi scrivete il vostro pezzo, conformisti e barocchi, o passate a redattori rotti ad ogni compromesso, capirebbero chi siete? Madri vivi, con nel viso il timore antico, quello che come un male deforma i lineamenti in un biancore che li annebbia, li allontana dal cuore, li chiude nel vecchio rifiuto morale. Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà, per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Madri mediocri che hanno imparato con umiltà di bambine di noi un unico nudo significato, con anime in cui il mondo è dannato a non dare né dolore né gioia. Madri mediocri che non hanno avuto per voi mai una parola d'amore, se non d'un amore sordidamente muto di bestia, e in esso vanno cresciuto impotenti ai reali richiami del cuore. Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa, a trasmettere al loro feto l'antico vergognoso segreto d'accontentarsi dei resti della festa. Madri servili che vi hanno insegnato come il servo può essere felice odiando chi è come lui, legato, come può essere tradendo, beato e sicuro, facendo ciò che non dice. Madri feroci,
intente a difendere quel poco che i borghesi possiedono, la normalità e lo stipendio, quasi con rabbia di chi si vendichi o sia stretto da un assurdo assedio. Madri feroci che vi hanno detto: sopravvivete, pensate a voi, non provate mai pietà o rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra integrità di avvoltoi. Ecco, vidi, mediocri servi feroci, le vostre povere madri, che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio addirittura superbi, se non è questa che una valle di lacrime. È così che vi appartiene questo mondo. Tutti fratelli, nelle opposte passioni, o le patrie nemiche, dal rifugio profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomini. Vi leggerò un monologo scritto da Ludovica Mazza, che è sia attrice che autrice di testi teatrali di Torino. Si chiama Monologo interiore. Mentre ti prepari, io penso ai vestiti, non ti preoccupare, prenditi tutto il tempo. Io aspetto. Ah, tanti saluti da Stefano, povera Stella. Guarda, lavora tanto, non so come faccia. Beh, è un avvocato, quindi praticamente un martire dell'orazione. E io gli dico: ma come fai? Come fai? Ma tu non sei un uomo, sei un computer. Certo che l'ammiro molto, pensa, in ufficio non va neanche in bagno per risparmiare tempo, si tiene tutto dentro fino a che non torna a casa. Ieri sera telefona la sua ex moglie ed io subito pronta a spergiurare che stava telefonando con il cellulare e non potevo dirle che stava a fare pipì da mezz'ora. Ah, perché poi lei è così fine. Beh, non ho mai capito se è così fine da essere impercettibile o così impercettibile da essere fine. Mi dice sempre: Marta, non fumare che fa male alla pelle. Balle, sono tutte balle. Fa venire il cancro. Ma tanto io non ho forza di volontà. Deve essere il rito dei rimorsi, una specie di recinto sacro dell'io dove viene acceso il fuoco delle nevrosi. A proposito, non ti affogherai nella vasca da bagno, Ma no, non vale la pena per un uomo. Magari per due o tre, ma poi neanche. Se ti metti piuttosto il bagnoschiuma al biancospino, che è rilassante. La colpa. Sai di chi è la colpa per tutte queste storie finite male? È solo nostra. Gli uomini che buttano male, bisognerebbe eliminarli da piccoli. E pensare che sono così carini, sembrano innocui. Ah, mentre stai a mollo io riorganizzo la tua vita, magari fosse possibile. Ti riordino la stanza invece. Si dice amiche del cuore, amiche per la pelle. Non è vero. Le vere amiche sono amiche per la pancia. Tutto passa da qui, non altrove, io ne sono convinta. La nostra è una razionalità viscerale. Ma ti ricordi quando eravamo al liceo? Che mal di pancia prima dei compiti in classe di matematica. All'università poi c'era il bagno intasato prima degli esami. E io mi chiudevo dentro delle ore e dicevo: non sono pronta. E tutte le volte tu a dire: sei pronta, sei pronta. Ma come hai fatto a sopportarmi, Ero così, così isterica. Ma ti ricordi di quando Luca ed io ci siamo lasciati? Mi ero ubriacata ed ero sbronza, seduta sul water, mi soffiavo il naso con la carta igienica. Avevo messo le scarpe nella vasca e dicevo: questo è l'oceano e questa è la mia flotta. E l'affondavo di tacco e di punta. Poi tu mi hai fatto il caffè. Io volevo morire e invece l'ho bevuto e sono ancora qui. Oggi non potrei più stare con Luca, no, siamo troppo lontani. La vita fa crescere parallelamente e non ci si incontra più. Al primo appuntamento mi portò a mangiare il pesce. Io avevo un vestito sexy per conquistarlo. Lui si abbuffava e non mi guardava neppure. Arrivai a casa col mal di stomaco perché avevo preso freddo.
In amore spesso si prende freddo e allora non digerisci più le persone, i loro sguardi, i loro desideri, e allora lo senti proprio nelle viscere. È come fosse un fischio, un borbottio. È lì che nasce l'amore delle donne, in quell'unico occhio, troppo spesso cieco, che è il baricentro, il punto d'equilibrio della vita. Quando ero piccola mia madre aspettava mia sorella ed io immaginavo che nel ventre vi fosse una porticina segreta e che l'ombelico fosse la toppa per la chiave, e ci mettevo dentro il dito e giravo, perché volevo vedere. Mia madre era calda, chissà perché, mi dicevo, le mamme sono così calde. Dai, stasera pensiamo solo a noi, ci mettiamo eleganti, mangiamo in un bel ristorante, ma niente dolci che fanno ingrassare. Voglio una notte dove tutto sia chiaro, dove non ci siano dubbi, incertezze, con un bel cimitero di lapidi sugli amori passati, sugli errori. L'epitaffio dice così: qui giace tutto ciò che non ho compreso, tutto ciò che non mi ha compreso. Sarebbe bello. Ah, guarda che il vestito rosa ti starà benissimo, Sì, il rosa ti dona. A me no. Adesso a me fa schifo. E pensare che è il mio colore preferito. Da piccola volevo una bambolina con i capelli rosa e gli occhietti rosa. Era impossibile da trovare. Fui molto infelice. Piangevo, pestavo i piedi. Invece gli uomini li bloccano subito nei sentimenti. Mio padre, quando mia madre è stata operata, sembrava d'acciaio. Mi sono accorta dopo che stava molto male. Aveva uno sguardo impassibile, calmo, ma gli tremava una vena del collo, proprio qui. Pareva scoppiare. Povero papà, deve essere duro dover sembrare sempre tutto d'un pezzo, comunicare soltanto con il battito del collo, senza parole, senza gesti, senza suoni, sempre con il corpo e lo spirito in giacca e cravatta. Io voglio fare la prefica, sì, andrò a piangere ai funerali di tutti, anche di quelli che non conosco, sì, mi strapperò le vesti, urlerò, mi lamenterò, sarò inconsolabile. Voglio che tutti respirino la morte e il fallimento. Abbiamo troppa paura dei fallimenti. Quando qualcuno divorzierà, mi chiameranno, io mi debatterò in un dolore terribile, piangerò sul loro amore finito, sui loro sensi di colpa, sull'indifferenza, sul rancore. E loro mi guarderanno e poi andranno via diversi, diranno agli amici: vi spiegherà tutto la prefica, è una professione emergente, me l'ha indicato lo psicologo, è una professionista molto seria, costa cara ma ne vale la pena. Beh, naturalmente ci sarà anche la prefica della parte avversa. È lì che si vede la professionalità acquisita. Porca miseria, c'ho una rughetta qui. Sta diventando il letto di un fiume. Qui, vicino ad un occhio. Ma perché uno solo? Con quello che spendo in creme. Io vorrei sapere da una vita, ma perché quando le cose vanno male ti chiudi sempre in questo mutismo, in questo silenzio che mi fa sentire un idiota? Sinceramente non poteva durare, non c'erano le condizioni. Io sono per troncare, meglio adesso all'inizio che poi. Ma comunque sei stata tu a lasciarlo, a non ascoltare tua madre con la tiritera. Hai quasi 30 anni. Hai viaggiato tutto il mondo, vivi sola, nessuno ti rompe, l'amore verrà, dai, ma sono sicura. Ci facciamo fare l'oroscopo? Ma perché adesso che sei libera da domani non provi a fare paracadutismo? Pensa che bello, volo in caduta libera, praticamente è uguale all'amore, cioè in ogni caso ti butti giù, ma lì in alto vedi tutto infinitamente piccolo, tutto è lontanissimo, che distanza, che distacco, e sei leggera più dell'aria. Quando rimetti i piedi a terra è come un senso di ebbrezza, di vertigine, di capogiro, che bello. E poi è indolore, l'amore invece no. Sai cosa mi sembri? L'immagine del Sacro Cuore, quello che ti guarda fisso negli occhi e ti dice: sei stato tu che mi hai ucciso. Dovresti non dimenticare che hai il cuore coronato di spine, come nelle vecchie immaginette.
così al tuo cuore si avvicinerà soltanto chi non teme di ferirsi le mani. Parlo troppo stasera, è che questo silenzio è una palude dove stai affondando e dove non c'è verso di smuoverti. Ma cosa fai? Ti infili il pigiama? Ah, ok, calma, se non vuoi uscire va bene così, stiamo in casa e io preparo la cena. Qualche yogurt, mozzarella e pomodoro. Come non ti va? Ah, vai a letto subito? Anna, mi dispiace tanto. Non piangere troppo, dai. Infilati bene sotto le coperte. La luce te la spengo io. Un piccolo pezzo di Luisella Pescatori, che è un'attrice, una blogger, è una che scrive, le blogger sono quelle che scrivono sui siti, su internet, ed è di Milano. È una specie di istruzione per l'uso. Allora, se avete la necessità di trasformarvi immediatamente in una perfetta macchina da guerra e la sarta non vi ha ancora consegnato la mantellina da supereroina con la vostra iniziale richiamata sulla schiena, niente paura. Andate davanti allo specchio, svitatevi quelle lampadine a cuoricino che avete al posto degli occhi, infilatele delicatamente con cura in quello squarcio che sapientemente qualcuno avrà saputo aprire con l'astuzia e la precisione di un chirurgo nel vostro cuore. Ricucite il tutto con capelli strappati. Svitate infine, tramite il pulsante posizionato al centro, i due morbidi e rotondeggianti cuscini posti nella regione anteriore del torace, ai lati della linea mediana, localizzati tra il terzo e il sesto spazio intercostale, e fateli lentamente scivolare verso il pube. Noterete immediatamente la presenza di due grossi attributi tipicamente maschili. Fatene buon uso. Adesso accendete il cervello. La macchina è armata. Ah, dimenticavo, quelle due belle biglie colorate abbandonate nel barattolo di vetro come fossero solo ricordi e giochi d'infanzia sono i vostri occhi. Rimetteteveli. Ogni donna dovrebbe avere sempre come amico un fotografo. Loro sanno rubare istantanee illuminanti e smascherare sempre un fotomontaggio d'autore. Ça va sans dire. Un brano scritto da un uomo, Emanuele Del Miglio, che è uno scrittore veronese che ha anche pubblicato dei libri. E questo è tratto da un libro che si chiama L'ultima uscita e si intitola Avrei voluto conoscerti prima. Avrei voluto conoscerti qualche anno fa, magari sull'autobus andando a scuola o in una delle tante serate tra amici attorno ad un fuoco o a una chitarra mal accordata tra risate e canzoni. Forse mi avrebbe colpito il tuo modo speciale di ridere, oppure la tua timidezza. Un amico comune avrebbe potuto presentarci, o chissà, avresti potuto offenderti per una mia mancanza di tatto. A volte un'amicizia comincia con un litigio, no? Avrei voluto conoscerti qualche mese fa, in un supermercato, al cineforum, in piscina, per un motivo banale. Ma si sieda, la prego. Ah, ma lo sa che il suo bambino è proprio simpatico. Oh, mi scusi, non l'avevo vista. Lasci, ci penso io. Cosa avresti potuto apprezzare di me? Avresti ascoltato con pazienza il racconto della mia vita monotona e scialba? Avrei potuto darti qualcosa che fosse importante per te? Oppure ci saremmo sfiorati senza voltarci? Non lo so. So che avrei voluto conoscerti prima, una settimana fa, ieri, o anche stamattina, ma mi sarebbe bastato averti conosciuta 10 minuti fa, prima di sbucare troppo velocemente da quella curva e perdere il controllo dell'auto, prima di vedere per una frazione di secondo il tuo volto sfigurato dal terrore, prima di udire lo schianto dell'impatto. Avrei voluto accarezzare i tuoi capelli, ma non come ora, con la tua testa sanguinante sulle mie ginocchia, guardando i tuoi occhi senza vita, mentre ogni suono e ogni colore intorno perde importanza. Avrei voluto conoscerti prima,
di rubarti la vita. Brano di una scrittrice, scrittrice, poetessa, autrice di testi di canzoni di teatro, si chiama Ersilia Cacace ed è di Bari. E questo racconto si chiama L'appuntamento. Complicarmi la vita mi viene naturale. Di quegli insegnamenti e quella regola base, tenere ben stretta tra le gambe virtù, integrità e decenza e mantenere alla larga sia gli orchi che i principi. Era un principio fondamentale. Sì, orchi e principi, anche quegli azzurri, perché principi e principi non vanno d'accordo, no, no. Perché con il sesso ci si sporca sempre e comunque. Eh sì, non fu proprio come me l'aveva descritto mia nonna. I capelli non mi crebbero affatto nel mentre per coprire le impudicizie oscenamente esposte. Mia nonna era cresciuta in odore di santità. Lei ambiva a farsi suora. Il matrimonio, il conseguente sesso e la derivante prole, un'unica figlia, mia madre, fu per lei un accidentale evento come il vento che impollina il fiore. Alta e austera, rigida sulla sua seduta, soleva spesso raccontare a me piccina questo racconto. Povera Gelsomina, le strapparono le vesti finché nuda giacque. Dio volle che nel mentre del bestiale vento le crescessero in fretta i capelli per coprire le impudicizie oscenamente esposte, e quando morente i brutti le raceravano la virginea purezza, ella gridò in un ultimo afflato: Dio perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Finita di raccontare la lieta novella, chiudeva gli occhi e serrava le labbra sottili nel silenzio, per poi, in un secondo momento, dopo una breve pausa, sentenziare sempre così: ricordati, gli uomini sono tutti porci, non ti fidar mai di loro! E fu così che si portò a compimento la mia educazione sentimentale, sessuale e chiarificatrice sugli uomini. Il primo appuntamento fu con un ragazzo automunito. Io 17 anni appena compiuti, lui 19 e fresco di patente. Avevo messo il mio profumo alla vaniglia, davo di buono, di pasticceria, da intingere il dito nella crema e assaporare. Ma più che il dito, ci prese la mano. E dove stiamo andando? Gli chiesi stringendo in grembo la mia borsa in tela, ricavata dalla culotte di un paio di miei vecchi jeans ormai consunti. Non mi rispose. Il suo sguardo percorreva il tragitto tette culo. Direte voi, come culo se è riseduta? Ora vi spiego. Il suo sguardo cadeva sempre più spesso lì, sulla mia borsa, e specie dopo la mia rivelazione. «È davvero? È davvero lì dentro prima ci tenevi il culo?» aveva esclamato gaudente. «È certo che ora ci puoi infilare proprio di tutto», aveva aggiunto. Finsi di non aver raccolto quella sottigliezza. «E ti dispiace se mi fermo un attimo per pesciare?» Fui colta da improvvisa apnea. Non so se per quella sua finezza lessicale nell'esprimere l'urgente impellenza fisica o per un principio di attacco di panico da primo appuntamento. Ma gli risposi che non c'era nessun problema. Sterzò di colpo, l'auto a gran velocità imboccò una strada che portava in periferia. Ci trovammo presto in campagna. Rallentando accostò e arrestò l'auto con un gesto della mano, mi fece cenno di non uscire di lì. Lo vidi inoltrarsi nella campagna e fermarsi dinanzi a un ulivo. Lo osservavo incuriosita. Beh, ma che c'è di male? Io non avevo mai visto prima d'ora un uomo atto a espletare una funzione fisiologica. Rimase di spalle, immobile per un paio di minuti, si scrollò, intuì poi la sua azione nell'alzare la cerniera dei pantaloni. Si voltò e con fare soddisfatto mi raggiunse in auto. «Ebbene bene», disse sedendosi. Chiuse la portiera e inserì la sicura alla sua sinistra, facendo così scattare in simultanea tutte le sicure delle quattro porte dell'autovettura. Sfilò la chiave dal cruscotto, la sistemò in una tasca del jeans. «In poche parole ero sotto sequestro».
non feci in tempo a realizzare più di tanto che mi ritrovai la sua lingua in bocca e sentii perdere il contatto della terra sotto i piedi. No, non per l'emozione, no, no, no. Arrivava abilmente abbassato il mio sedile, sì, e mi trovavo così sdraiata e con la punta dei piedi in aria. Mi piaceva? Non lo so, era una cosa nuova. La sua mano scivolò tra le mie gambe, mi sollevò la gonna e deciso mi abbassò il collante, gli slip alle caviglie e con forza spinse le dita dentro di me. Lo respinse un flebile no! Uscì dalla mia bocca mentre tiravo giù la gonna. Piangi pure se vuoi, mi disse poi sarcastico e mi riaccompagnò subito a casa. Non versai neppure una lacrima, ma piansi più tardi nel mio letto. Furono i 20 giorni più brutti della mia vita. Perché 20? Beh, ma aveva tenuto poco prima il suo affare in mano. E se fossi rimasta incinta? Incominciai a fantasticare sulla mia eventuale gravidanza. Eh sì, avevo le idee piuttosto poco chiare e confuse in argomento di sesso e sulla mia nuova identità di donna. Oh già, era una donna ormai. Panico! Con un altro, un grande poeta francese, Jacques Prévert, che ha scritto una poesia che insomma credo che possa rappresentare tutte noi donne, chi più chi meno, chi prima chi dopo, e si chiama Sono quella che sono. Sono quella che sono, sono fatta così, quando voglia di ridere rido come una matta, amo l'uomo che m'ama, ma è forse colpa mia se non è mai lo stesso che ogni volta ama? Sono quella che sono, sono fatta così, cosa volete di più? Cosa volete da me? Sono fatta per piacere, non c'è niente da fare, troppo alti i miei tacchi, troppo arcate le reni, troppo sodi i miei seni, troppo truccati gli occhi e poi, ma che ve ne importa voi? Sono fatta così, chi mi vuole, son qui. Che cosa ve ne importa, del mio passato? Certo, ho amato qualcuno e qualcuno mi ha amato, ma è come i giovani che s'amano, sanno semplicemente amare, amare, amare. A che serve interrogarmi? Sono quella che sono e niente può cambiarmi. Con un'altra canzone di Edith Piaf, prego con la musica. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, j'en suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Vous êtes volé quand vous passiez hier. Vous n'êtes pas peu fier dans les ciels vous comblez. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez les bols. Oh, non, est dit le roi. Vous marchez en vainqueur au bras. Une demoiselle, mon Dieu, qu'elle est belle, je n'en les vois dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici.
si c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, j'en suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pour que tout se déchire, quand le navire s'en va, il emmène avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle ait brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence. Et ça vous donne toutes les chances pour les répondre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un homme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne l'air mort, je chante la romance, je chante les. Vous ne m'avez jamais vu. Mais vous plairez, vous plairez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Allez, 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 venez, venez, Milord. La, 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 la. Allez, allez, souriez. Grazie.